Dopo 12 anni si è finalmente concluso l'iter per il dragaggio al porto di Ortona. Per la firma del contratto tra il comune e l'ATI che si è aggiudicata i lavori è stata convocata l'assemblea generale del comitato porto dal presidente Davide Tucci, alla quale hanno partecipato anche il nuovo comandante della capitaneria di porto Dario Ambrosino, il presidente dell'autorità portuale Vincenzo Garofalo. Per la regione sono intervenuti il consigliere Mauro Febbo e l'assessore Daniele Damario ed Enrico Dolfi, esperto tecnico del presidente. Tutti hanno ribadito l'importanza dello scalo ortonese. L'importo dei lavori ammonta a 9.350.000 euro. Sindaco Leo Castiglione, è un giorno di festa non solo per Ortona, lei lo ha ribadito, ma anche un punto di partenza. Sì, sicuramente è un punto di partenza. Adesso dobbiamo recuperare, anche se sarà difficile, tutto il tempo perso purtroppo per quella burocrazia così complicata, così tortuosa, che purtroppo ha fatto perdere tanto tempo all'economia ortonese e abruzzese. Però questo non ci deve confortare, anzi ci deve motivare a recuperare questo tempo, e credo che questo comitato porto, l'impegno di tutte le istituzioni sedute su questi tavoli, credo che sia una bella iniezione di speranza e di fiducia affinché il porto di Ortona diventi veramente quel porto importante, quel volano importante, non solo per l'Adriatico, ma per quelle reti europee intermodali che oggi necessitano veramente di queste strutture e infrastrutture importanti per le economie locali. Presidente Vincenzo Garofalo, il porto di Ortona è un porto di grandi potenzialità, lei lo ha sottolineato, che merita anche investimenti strategici come quelli che si stanno portando avanti. Per noi è un porto di servizio che potenzia ovviamente la capacità delle imprese abruzzesi e lo fa grazie, lo diciamo, a delle infrastrutture che necessitano dei miglioramenti, dei potenziamenti. Per questo noi, da quando siamo dedicati al porto, quindi dall'inizio del mio mandato, siamo stati molto incentivati dalla regione a occuparcene anche in un clima di importante collaborazione, e i risultati cominciano a vedersi. Noi abbiamo già consegnato i lavori per i lavori in banchina di riva a Ortona, sono 13 milioni di euro ed è stato un traguardo importante, anche perché collegato a un finanziamento che aveva delle scadenze e siamo giunti in tempo, così come sull'elettrificazione per consentire alle gruse moventi di muoversi con un'alimentazione elettrica, sono altri 2 milioni di investimento, quindi queste sono cose già in campo. Ovviamente lavoriamo su Ortona per dare ulteriori punti di crescita, e per darli dobbiamo potenziare ancora la banchina di riva, ristrutturare il monomartello, dare all'edificio incompiuto una veste definitiva. Credo nel 2024 ulteriori segnali importanti riusciremo a dargli. Non sono mancate le critiche da parte dei consiglieri di minoranza, che accusano l'attuale amministrazione di aver rallentato l'iter, rivendicando il merito di aver sbloccato la situazione con numerose sollecitazioni ed il lavoro del Comitato Porto.